Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Undertale Afterbirth Plus. Su Afterbirth Plus, quantomeno. Io sono Leone e siamo qui oggi non per giocare con Temmy, perché è Grid, cioè The Keeper, ma per giocare con Asriel, che dovrebbe invece essere un personaggio molto più easy peasy, lemon squeezy, quindi posso stare tranquillo. Siete per questa vita 7ABZ, CDBZ, non so quanta vita abbia, però ha un danno aumentato in confronto normale, il chiodo, è una possibilità maggiore per i patti con Satana. Asriel. Piccolo Asriel, devo utilizzare giustamente l'oggetto attivo, che è il chiodo. Ovviamente il danno mi permette di spaccare rocce per una stanza e mi dà un cuore di fede. E direi che non c'è molto da dire, ha un setup iniziale veramente buono. E Asriel, fine, veramente. Asriel è un personaggio di cui ci si parla veramente, viene parlato molto poco. È un bambino mostro della genia dei boss monster, figlio di Toriel e Asgore, morto tanti anni prima. Morto tanti anni prima, secondo, a causa del piano, almeno della sua decisione di interrompere il piano di Kara. E non c'è molto da dire, rappresenta, è proprio un bambino tramutato in fiore Flowey, personaggio con attivazioni iniettate in modo artificiale, dopo che, cioè fiore con artificiale determinazione. Proprio in questo senso non c'è molto da dire, la trama è già spiegata di per sé molto bene nel gioco di questo personaggio. Potrei dirvi una limite, una piccola chicca su di lui, nel senso che Asriel non ha, cioè che molti pensano, non è ovviamente neanche confermato, che il nome degli attacchi di Asriel derivi dai giochi che esso usava da bambino, cioè per dire dai nomi tipo immaginati da bambino con Karma. Non c'è molto da dire, spoilerarvi semplicemente il personaggio, quindi in questo caso veramente commenterò poco, perché anche perché il gioco lo spiega molto bene. È inutile che io dica considerazioni a livello personale, cioè a livello di teoria sul personaggio. Ed è trama finale di gioco, quindi proprio è estremo spoiler quello di Asriel, meglio evitare, mentre invece negli altri si può fare, che sono personaggi di gioco presenti in qualsiasi livello di trama, e quindi penso che si può fare, sì, più o meno. In ogni caso, è un personaggio che mi sta profondamente simpatico, cioè provo pietà, molta pietà. Sono due cose diverse, lo so, ma mi sta simpatico, ma allo stesso tempo provo pietà per lui, perché alla fine mi sta simpatico perché è un personaggio che Serafino è carino come famiglia, ma non troppo forte, perché beh, effettivamente lui alla fine rimane vittima di un piano che era spiegato tra i due, lui era condiscendente con la cosa, ma rimane vittima a causa della sua troppa innocenza. Lo si potrebbe vedere come una persona determinata a non voler fare del male agli altri. Però è particolare la cosa, perché alcuni potrebbero, ci hanno visto, giusto questo ve la posso dire, alcuni ci hanno visto con il suo gesto finale una persona, un essere con mancanza di determinazione, alcuni, perché non ha avuto la determinazione per concludere il piano e uccidere gli umani. Però altri la vedono come invece una persona determinata a non voler fare del male a nessuno, alla fine a degli esseri viventi in ogni caso. Quindi boh, si può vedere questa contraddizione, constatazione, ognuno ha la sua idea in questo caso. Per il resto mi piace come personaggio, cioè più di tutti quando l'ho combattuto, soprattutto alla fine della sua battaglia, ho avuto una lacrima che scendeva. L'altro personaggio che aveva quasi raggiunto quella cosa era Asgore, però non mi ha toccato quanto di lui. Non so perché, forse il fatto che stavamo rivedendo un morto praticamente, e forse lo sapere alla fine, soprattutto la cosa brutta che sua, quindi non è semplicemente, non ci posso fare nulla, è ovvio che mi scende una lacrima, è così.
non ho parlato della fine, quindi non ho fatto spoiler sul finale. Posso essere una persona. Sono una persona gentile oggi, visto. Per il resto, rappresentato in modo anche, cioè, troppo potente in questa mod. Nel senso, a livello di bambino, molto probabilmente non doveva essere potentissimo come Tori e Leascot. Più potente di un mostro normale, molto probabilmente. Quindi, boh, a livelli di un mostro allenato, tipo Undyne, roba del genere. Visto che i boss monster sono molto più potenti dei mostri normali. Però un bambino di norma non allenato al combattere. Down, bella. Un bambino di norma non allenato al combattere comunque due d'attacco e due di difesa al monster che non è allenato al combattere. Anzi, forse sì, perché si allena, visto che Undyne è la sua. È la sua eroina, quindi magari la imitava pure un po', se allenava da autodidatta a combattere. Boh, non lo potremo mai sapere. Noi vediamo soltanto la sua forma, praticamente con più infinito più infinito. Quindi, boh, mistero. Semplicemente mistero. Fammi fare così, così almeno ho comunque una carica e sono contento. In ogni caso, beh, qua è fin troppo. Cioè, in confronto alla potenza che ha nel gioco è molto più debole. Però non è. È anche fin troppo potente. Perché è un inizio di stat così buono con ben 4 cuori. Un oggetto che può ripristinargli vita. Forse un po' esagerato. Sì, abbastanza esagerato. A livello proprio di gameplay. Perché non. A meno che non ottengo una run senza aumenti di tiers, cosa che è possibile, giusto? La run scorsa, ma lasciamo stare. Dovrei comunque riuscire in qualche modo a ricavarmi da che vivere. Cioè, devo tenere un aumento di tiers. Poi il danno in parte lo posso ricavare ogni stanze. Se riesco ad arrivare a 5 di tiers, quindi non mi preoccupo troppo. Bello qua, ma non ho potuto fare tanto per schivare ciò. Perché avevo anche Gemini che gli stava facendo danno, quindi c'era un po' di problema di base, purtroppo. In ogni caso, forte, mi piace, in parte, va bene così. Andiamo a finire questa partita, il mio obiettivo è questo, quindi mi concentrerò sul gioco oggi e non farò nient'altro, non parlerò nient'altro di che, almeno forse mi partiranno qualche considerazione a caso, almeno se non succede quello, ok. Ah, sto usando questo video per eliminarmi un po' di stress, visto che domani ho una verifica e ho studiato tutto il giorno, quindi sono. Little Tori, ci sta, Little Zorn, Loki's coso, Loki's Horn, Little Loki, qualcosa del genere, però vabbè, ci sta. In ogni caso, sto usando quindi questo video un po' per eliminare lo stress, per farmi una partita rilassante, senza pensare a molto, giocando tranquillo. Forse avrei dovuto giocare una grid normale per potermi rilassare, perché le grid normali mi rilassano. Forse lo farò alla fine della serie con fine della serie su questa mod con Alphys, molto probabile, però non è troppo importante. Quello lo vedete voi. Anche se non mancano molti episodi, ho uno o due. Devo solo vedere se voglio farci un secondo video con Alphys, almeno in grid in cui batto la grid. Ed è facile, perché è l'elite, è l'anti-grid per eccellenza. Oppure no. Penso comunque che lo farò quel video. Penso di sì. E sarà facile. Sarà la conclusione di questa serie sulla serie di Undertale. E poi passiamo a una mod di un personaggio. Sono deciso se portare quella che ho già trattato in live, oppure portare un altro paio di. Una che ho già trattato in live, oppure portare un altro paio di mod che ho già trovato. Devo vedere, però più che altro porterò un pacchetto di mod che farò vedere all'inizio di un episodio, molto probabilmente. Tale pacchetto conterrà tot mod e tot personaggi. Quindi vedremo così. Ho trovato poi una mod che da far vedere nella prossima live. Ricordo, le live sono alle 4, dalle 4 alle 8 ogni domenica. Che molto probabilmente a voi piacerà, a me no, perché l'ho già provata, a voi piacerà di sicuro, a me no. E nient'altro. Sto già cercando un paio di Total Conversion, almeno reskin come questa.
Ho trovato già qualcosa di carino, ma Judgment. vedremo, ovviamente, vedremo. Facciamoti esplodere. Cioè, ti voglio far esplodere perché non ho bisogno di tanto a te. Quindi vedremo, vedremo, vedremo. Sinceramente, boh, alla fine ho trovato Alphabet. Carino, c'è qualcosa su Crypto the Necrodancer che però devo vedere ancora com'è. Perché non so se è una reskin fatta benissimo, se non è una reskin, com'è esattamente, quindi vediamo. E poi mod sui personaggi principalmente, o che aggiungono uno o due oggetti carini, che quindi sono da giocare semplicemente in tranquillità. Poi aspetto per fine marzo, ovviamente, l'uscita, spero che avvenga, del booster pack, che non vedo l'ora di vedere proprio. Ho fatto una battuta abbastanza squallida sul non vedere l'ora, però va bene. Non me ne sono neanche accorto. Non vedo l'ora di vedere come si gestiranno la cosa. Spero in modo buono, non a cavolo. Spero che un'uscita finalmente sicura a fine marzo. Si spera, come sempre, noi tutti speriamo. Però non è detto, dipende. A fine Afterbirth Plus, a molti, ammetto a molti. E su alcune cose anche a me ha deluso. A me non ha deluso. Ammetto, non ha deluso il contenuto di per sé. A me ha deluso alcuni boss, alcuni momenti di difficoltà che non ci stavano. Alcuni nemici, i generatori, per esempio. Come sono adesso vanno bene, ma come erano all'inizio. Cioè, per me vanno bene. Riesco a gestirmeli. Nel senso che. Non perché sono io, riesco a gestirmelo, ok, ma perché entrato nell'ottica, secondo me, ora ce la si fa. Credo. Il problema è che forse dovrebbero disabilitarli. Torres Diary, preferisco l'altro, aumento di danno oltre a un nucleo di fete per una stanza e non voglio andare di cubi di carne. E secondo me possono andarci, possono starci abbastanza. Secondo me ovviamente non significa che è così, anzi, molto spesso può essere il contrario. Il problema sono le challenge, che proprio è constatato che sono sbilanciate ora. Le vecchie, non le nuove, proprio con i generatori, quindi già particolare come cosa. Beh, per il resto, ok. Altra cosa da aggiungere è che i funghi, ci sono ancora alcune stanze che secondo me vanno levate, sono troppo complesse perché se non hai una partita forte, quelle stanze o non ti devono apparire e non so se c'è un algoritmo per fare questa cosa o non ci dovrebbero essere. Li ho sottolineati già più volte nei scorsi video, però alcune le hanno levate, dicono, altre no, io spero ne levino un paio, un po' di più perché, bah, quelle non mi piacciono. Poi vabbè, alcune volte mi chiedo legittimamente, in modo legittimo, cari, utilizziamo questo giro di parole per poter dire la cosa, perché non sono preoccupato della sua correttezza in altro caso, a livello grammaticale. Magari penso che così tanta roba bastava non aggiungerla. Cioè, alcuni nemici, beh, i funghi e i generatori. Ammetto che i funghi è una causa carina, però, boh, non so. Nelle stanze come sono stati implementati in certe stanze, mi può dare fastidio. Ed è normale. Per dire, anche questa stanza è complessa. Poi, boh, ma non. No, questa neanche troppo, perché alla fine te la schivi con un danno leggermente più alto del normale. E qua abbiamo una conferma. Bene, però. C'è una con tutti i ciccioni che ricordo vagamente che è la morte sociale è anche privata. Ma va bene così. Ma va bene così, ormai non ci si può fare più nulla. Speriamo soltanto che il bilancio del gioco si ottenga con i booster pack. È brutto da dire, ma dico il bilancio del gioco con i booster pack per un motivo. Perché ho notato che a parte, vabbè, il mio estremo culo, comunque è statisticamente più improbabile trovare una serie di oggetti. Questo cosa significa? Se è giusto? No, significa che essendo più statisticamente improbabile trovarli, li trovi meno spesso.
trovandoli meno spesso. Casini. In casini, molto semplicemente. No, perdi più facilmente le partite visto che ci sono meno oggetti OP. Best friend dispelled, Swarm Protector. Ok, vengo colpito, fa danno. Mi gira attorno e fa danno ai nemici. No, non ho capito allora. Vengo colpito. Ah, sì, mi gira attorno e fa danno ai nemici. Ok, allora ho capito bene. Scusatemi, pensavo un attimo di non aver capito. Ma in ogni caso, boh, molto spesso però bisogna anche vedere. Poi alcune critiche mirate nei boss è il fatto che il boss greedy, ultra greedier, poteva essere fatto meglio. Ma intendo nel... le lacrime esplosive come le lancia sono troppo ravvicinate, secondo me è molto difficile schivarle. Cioè o ti tieni molto lontano te o non le schivi. Ecco. Mentre invece, fammi entrare qua dentro, magari c'è qualcosa di scontato, effettivamente c'è, però non so se otterrò quella cosa, non credo. Le schivi, però dico, potevano gestirlo meglio, perché potevano effettivamente gestirlo meglio, visto che basta trovare un oggetto e sei immune a lui. Non ti tocca più, non può toccarti. Ed è una cosa un po' banale per i boss. Poi Delirium. A me può dare fastidio il fatto che Delirium non muore con piano C. Perché ci stava. Un oggetto così rischioso. Ma se stai facendo una run con Delirium contro Delirium, allora vale la pena. Mentre invece in, così non vale la pena contro Delirium. Allora, boh, perde un po' di utilità. Forse. Secondo me, secondo assolutamente me. Succubus. Little Gaster spara, credo. Sì, ah no, è Multidimensional Baby e il fantasma, non mi viene. Spectral Tears più volo, ok. Perché ho preso tutto ciò insieme? C'è un perché. Uno, per il volo, eccetera, eccetera. Ma perché ho un tap qui? Perché mi conviene. Little Madame, che ha bene. Grazie. Grazie per la mele, come sempre. Gran vinta. E va bene. Ammetto che il bilancio del gioco ne risulta un po' così. Speriamo che le prossime mod aggiungano oggetti OP. Perché quello che manca forse un po' al gioco, mi sembra strano, ma è un equilibrio tra gli oggetti relativamente aggiunti con l'espansione e gli oggetti vecchi, che quindi ha reso più difficile trovare oggetti estremamente forti, e questo va un pochettino ribilanciato, forse è una mia idea, ovviamente. Poi mi devo lamentare su Delirium, ma Delirium a me come boss fight piace. Mi piace che acceleri, mi piace i pattern che ha perché sono leggibili, e va bene così. Non mi piace il teletrasporto, ecco. Perché il teletrasporto è abbastanza il male. Il teletrasporto dove stai andando? Che non significa necessariamente ti prendo in ogni caso, vi do ragione, ma significa necessariamente di... A meno che tu non fai con un coglione zigzag così, sei colpito ogni volta. Perché devi zigzagare così e sperare che non stai andando dritto quando lui si teletrasporta. Perché non c'è neanche un qualcosa che ti dice... ok, sta per fare questa azione, no, non te lo dice nulla, quindi boh, un po' così. Per il resto per me sarebbe una boss fight che mi piace. Ho saputo guardando, non mi ricordo se era un video o una live dello Zetto che l'aveva detto, che costruiva armatura. Quante volte lo colpivamo quando non era nella sua forma Delirium e nelle forme degli altri boss. Dai, premi, dammi esplosivo. Su, me la provo sta cosa. Ma poi magari non funziona, però almeno me la sono provata una volta. È nella sua fase Delirium, quindi dico va bene, non ce l'ha di base, se lo costruisce. Particolare non è ancora un problema, perché non l'ho trovato come problema. Anzi, con un po' di fortuna te riesci a gestire. Ancora più particolare
cioè, non mi dà fastidio quella, a me dà fastidio il fatto che sia un poco casuale il schivarlo. Cioè, schivarlo inteso come schivare il suo teletrasporto. Levatemi il teletrasporto bullshit e io starò bene. Cioè, si teletrasporta casualmente nella stanza, ma non addosso a te. Ciò significa che devi starci attento, lo sai. E sono cavoli tuoi quando quando sbagli la cosa. Fine. Sono cavoli tuoi. Ti puoi dare la colpa. In caso contrario, un po' no. Mi voglio. Sei deciso, voglio andarci io di non pillole, ma di come si chiamano? Mi viene. Non di pillole, ma di carte. Perché non è sicura come cosa. Non in questo momento. Visto che comunque ho una tears up. E la tears up, se la trovassi un altro po' di volte, sarebbe. Vabbè. No, non riesco a farlo. Bene, ok, andiamoci via con mezzo cuore in meno. Stavo provando ad andarmene via senza prendere danno, ma nulla. No, lo sapete che non voglio. Voglio andarmene via così, vai. Cioè, voglio andare via in questo modo, purtroppo. Perché mi conviene. Perché se tengo più tears up riesco a diventare potente. Invece se rimango così, no. Ma va bene. Per il resto basta, eh. Non ho molto altro di cui lamentarmi. Gli oggetti, non c'è niente di fantastico. Cioè, paradossalmente hanno aggiunto però dei trinket fantastici. Perché i trinket delle locuste come idea e concetto piacciono troppo. Però non hanno aggiunto nessun oggetto che dici veramente, a parte il Void. Che però potrei quasi dire valga la pena. Potrei quasi. Se... No, non se fosse. Potrei quasi dire che valga la pena. Se non fosse che hanno aggiunto altri oggetti. Cioè, il... scusatemi un po' di... Voglio farmi queste wave. Perché intanto riesco ad avere una marea e mezzo di cuori facendomi queste wave. Non ho il problema dei cuori. Il problema è semplicemente uccidermi i nemici, quindi ok. Il fatto è... paralisi. Perché l'ho usato? Non lo so. Il fatto è semplicemente... Sto cercando di dire una cosa sugli oggetti. Il Void può valere quasi la pena se non avessero aggiunto tanti altri oggetti che sono relativamente inutili. Cioè, oggetti buoni. C'è il Little Horn, si chiama, beh, il piccolo corno, che uccide tutti i nemici normali colpiti da esso. E fa molto male a... No, fa molto male e non fa nulla ai boss. Poi cos'altro c'è di interessante? C'è il 3-6 full health, carino. Non il piccolo corno, ma il... Oddio mio, quanti cuori rossi. La Jacob's Ladder, che è carina. Poi c'è... dopo la Jacob's Ladder c'è... Non mi viene altro, in realtà. Piano C mi interessa come cosa, però purtroppo non è forte quanto dovrebbe essere, perché non puoi eliminare i boss che veramente vorresti poter eliminare alla fine. Ecco, se ti facesse eliminare quei boss, credo vagamente che tutti noi ne parleremmo benissimo. Invece così non se ne parla troppo bene di piano C, relativamente inutile. Il Crooked Penny è carino, mi piace. Magari sarò io, perché mi piace andare sul randomico pesante, e ogni possibilità di rompere una partita, anche se solo del 50%, mi fa sempre figo. Però niente di che, neanche quello. Non ho altro di cui poter dire degli oggetti. Non mi viene nessun altro oggetto per dire forte, rimembrabile del gioco. Poi magari sarò io, però aggiunto intendo ovviamente. E quindi questo dovrebbe in parte farvi capire che oggettivamente non c'è niente di rimembrabile a livello di oggetto. Apollo mi piace, tipo hai personaggio diverso, però lo puoi giocare anche normalmente. Cioè ha il suo stile, ma non è uno stile alla Lilith, cioè più difficile, ma se usato in determinati modi più forte. Ha un suo stile a parte che
è bello, ma non strafa, secondo me. Infatti a me Apollyon mi piace, non è debole, perché il suo stile è... Non sarò il più forte personaggio all'inizio, ma a fine gioco ne riparliamo, praticamente. Io la penso così, si gioca così. All'inizio non sarò forte, ma io non avrò oggetti cattivi in partita, a meno che non ottengo tutte attive. E a quel punto la rando in merda con qualsiasi personaggio, anche con Isaac, perché se ti rolli pure attive vai male. O trovi attive di merda, perché se trovi attive buone lui se le può addirittura assorbire, quindi gliene frega cavoli delle attive di merda. Mi piace, ci stava, visto che nella alla fine della scorsa versione in Aftermath avevano aggiunto principalmente personaggi difficili o comunque particolari. Gnawed Leaf, bene, forte, particolari se non propriamente difficili, ci sta questa cosa. Dammi The Emperor che andiamo per farci Genocide. Ok, no, The Emperor che ci andiamo a fare il Delirium, via, ho deciso così, volante. E quindi sì, ci sta abbastanza, secondo me. Meglio non aprire più chest, perché ci sono comunque degli oggetti. Quindi ok, cioè chest dorate. The Saber Trip, che palle. The Ward, grazie, usiamolo, così almeno vediamo bene dove dobbiamo andare. E quindi, così, fine, niente di che. Non so a che cosa ho preso danno, ma va bene. Fammi fare questa esplosione, così recupero. Fammi fare così, muori, grazie. E quindi, ok, fine, semplicemente... Nient'altro, questo e basta. Paralisi non mi interessa, posso riprendere questo per riottenermi un cuore. Quindi ok. Boh, forse avessero aggiunto al finale. Il finale è la cosa migliore oggettivamente che hanno aggiunto. Il finale Delirium, avessero ricalcolato un po' su alcune cose, sarei stato contento. Così, sì, direi che sarebbero basso. Non sto dicendo che non valevano i soldi, per me valevano i soldi, perché per me valevano i soldi in ogni caso, anche a livello che molto probabilmente giocando Afterbirth Plus, nel mio caso io me li rifarò prima o poi. Per quanto ci ho speso effettivamente, 6,66€, ok, ci ho speso 6,66€, quindi sono abbastanza tranquillo che mi farò giocando ad Isaac. Magari in realtà forse in un mese è qualcosa, non lo so. Vabbè, me li rifarò, io me li rifarò, perché faccio video su YouTube per voi. Ora è difficile dirlo, cioè nel senso, lo dico proprio oggettivamente, da persona oggettiva ve lo dico, per voi ne valeva la pena? Ni. Perché per gli appassionati di Isaac ne varrà la pena, poiché aggiungerà tanta roba alla fine questo DLC, quindi ne varrà la pena, non adesso, ma ne varrà. Per i non appassionati del gioco, ma quelli che ci giocano una volta ogni tanto, no, ma neanche Afterbirth che doveva essere, no, Afterbirth sì, ma questo forse no, per quelli che ci giocano ogni tanto, ma per quelli che... avevo cominciato a giocare le mod nella scorsa versione, per dirvi, perché volevano giocare ad altro Isaac, ne valeva la pena a prescindere, perché riusciranno a farci tante ore di gioco con questa versione, ne sono più che certo. Ci posso scommettere quello che volete, ma proprio occhi chiusi, secondo me. Ovviamente può essere soltanto la mia pazzia, me lo dice, però va bene. In ogni caso, un appassionato di... Ah, no, non ho portato il Demper, sono un coglione. Ma per un appassionato di Isaac ne vale sicuramente la pena. Per un non appassionato di Isaac, no. Ma non c'è molto da dire. Non ho appassionato di Isaac, non credo che neanche guarderà questo video. Credo che solo appassionati guarderanno il video di Isaac e di Ambert, quindi ok. Forse sì, qualche non appassionato di Isaac c'è. Ma in ogni caso, cioè, per gli appassionati vale la pena prendersi questo DLC in ogni caso, per anche quello che comporta. Però io consiglio, siete appassionati di Isaac, fatevi prima le challenge della scorsa versione, prima di questo DLC, poi compratevi il DLC. Perché se no,
no, non ne vale la pena in quel senso, perché bestemmiate troppo le challenge. A meno che non siete delle persone a cui completismo gliene frega proprio zero. Per caso, andate di DLC e fottetevene. Potete fare tutte le cose con calma, intanto non avete una compulsività sul completismo come avevo io, e quindi tutto va bene. E per il resto è così. Ne varrà la pena. Il motivo è semplice: i booster pack, se finalmente da marzo riusciranno a mantenere quello che hanno promesso, cioè una cadenza mensile di aggiunte, di oggetti e roba presa dalle mod nel gioco in modo ufficiale, ok. Poi le mod più avanti diventeranno sempre più complesse in teoria. Adesso vediamo le skin, oppure aggiunte di personaggi. Più avanti mi immagino già di vedermi roba più interessante. Non che non sia interessante, perché ci sono certi personaggi che hanno hanno veramente delle sinergie o comunque delle idee dietro che sono una figata. Per quanto siano per esempio alcune soltanto citazioni a personaggi di altri giochi, per esempio di altri giochi inteso di dell'altro del di per esempio di Antebert, per farvi comprendere. Ammetto che ovviamente se cercate, che ne so, una mod per adesso, almeno quello che ho visto io, che ho giocato una mod come Antebert, mi basta avere soltanto il Rebirth. Non posso negare, ma perché cavolo ho strutturato qua dentro per avere la carica contro The Ash, giusto? Non posso negare che Antebert possa da solo far valere la pena di non comprare Antebert Plus per adesso. È brutto da dire, però ancora non possono gareggiare due profondamente diversi. Però Antebirth gratuito è quello che lo fa battere su Antebirth Plus, secondo me, perché è gratuito, non può vincere in questo senso. Instant Noodles cos'è? Non lo so. Ah, l'Hourglass, bene, non me lo ricordo mai. Dummy Infestation, quando prendo danni mi tu mi pari ogni tanto i colpi. Ok, quando prendo danni evoco mosche. Interessante, ok, ho vinto. Stopwatch, prendo un danno in una stanza, si rallenta il tempo. Deck of Cards, Wheel of Fortune, fammela esplodere perché non voglio starci 20 anni. Lemon Party, lo tengo per poter fare più danno all'essere che è definito delirium. Te sei una Dying Man che non mi interessa, volo già. Possiamo andare. In ogni caso, no, in ogni caso, boh, dovete vedere voi. Potete prendere tutto, e in quel caso avete veramente tante ore su un gioco fantastico, anche se dovete partire di nuovo. E sarebbe anche la scelta migliore. Però, se non siete appassionati, forse per adesso, ancora per adesso, è meglio rimanere sul Rebirth Pass. Ma lo dice uno che dall'hype il giorno in cui stava uscendo Afterbirth Plus stava male, eh. Io avevo proprio i crampi allo stomaco, talmente avevo hype perché mi ricordavo Afterbirth. Però ammetto che alla fine non è stato Afterbirth Plus, è stato Afterbirth. Ma comunque non era nato con quelle premesse. Tutti quelli che dicono non è stato Afterbirth, non ne vale la pena, in parte si sbagliano, perché non è mai nato Afterbirth Plus con le premesse di Afterbirth. È nato con aggiungiamo poche cose più il supporto alle mod ufficiale. E poi ci pensate voi praticamente a rendere il gioco più figo di quanto già è, a migliorare il gioco. Così migliorerà sempre. Ovviamente noi non lucreremo più con DLC, perché se mi esce un altro DLC così a caso, e non so se mi fiderei a comprarlo in questo momento, perché mi sembrerebbe tanto di presa per il culo, ma di quelle potenti, ammetto, quindi sì. Anche se oggettivamente, poi conoscendomi, io lo comprerei, ma perché per il solito fottuto concetto. Io lo comprerei perché a me converrebbe. È inutile che faccio un discorso oggettivo sul perché io lo comprerei. Ovvio che io lo comprerei, perché io comunque so che con Isaac me li riguadagno i soldi spesi. Alla lunga me li riguadagno, magari in un mese, magari in due mesi, non lo so. Non mi sono fatti i calcoli sui guadagni puri di Isaac, ecco. Però so che prima o poi alla lunga
sono riguadagnati anche, quindi me lo comprei tranquillamente. Mi diverto, mi ci diverto, quindi potrei fare quella cosa facile. Il fatto è che un giocatore medio non si riguadagna i soldi, e io ho cominciato a riguadagnarmi i soldi per i giochi e per alcuni giochi, non per tutti. Per esempio, per Dimension Neptunia, perdita grandissima, ma ne vale la pena, per dire, per me. Undertale, secondo me mi sta dando ancora soldi quella serie su Undertale, quindi potete benissimo capire qual è il concetto. Semplicemente il giocatore normale non ha modo, e lo capisco, perché fino a poco tempo fa, un anno, non avevo possibilità di guadagno monetario da quello che sto facendo adesso. Beh, quello di registrarmi, non avevo guadagno monetario. Visto che avevo un po' di guadagno monetario, poi ho deciso di aumentare la qualità. E vedete webcam, vedete il Blue Yeti, che è un signor microfono, che è veramente un signor microfono. L'altro giorno uno mi ha scritto: cavolo, ho riguardato questo video dopo un anno e noto veramente la differenza. Si sente la differenza con pre-Blue Yeti e con Blue Yeti. Perché Blue Yeti magari molti non hanno notato, da subito ha fatto veramente la differenza. In ogni caso, giocatori normali come siete tutti voi, odio quando entra in questo ciclo. Lo odio, ma potente, ma tanto. Comunque, giocatori normali, state attenti, perché può valerne la pena se siete veramente disposti. Se siete veramente appassionati, in caso contrario, comunque che palle, perché non vuoi morire semplicemente. Voglio che tu muoia proprio facile, non è che ci vuole tanto, devi semplicemente morire. Quindi perché non muori? No, dai, uno scricciolo di vita no, mi rifiutavo. Va bene, ed è così. Però, ovviamente, consiglio di poi. La maggior parte di voi vorrà comprarlo. Questo DLC farà bene. Farà assolutamente bene. Ovviamente, la scelta è sempre di ognuno. Che poi non ascoltatevi. Fate la vostra decisione con cuore. Fine. Se vi piace il gioco bene, se non vi piace il gioco non va bene. Anche se il gioco che vi piace non è un gioco blasonato, o un gioco definito dalla critica come bello, e a voi piace, o anche se avete gusti strani, avete il diritto comunque di comprarlo. L'importante è che non andate a dire, per esempio, l'importante è che siate oggettivi. Cioè, se uno dice, secondo me questo gioco ha queste pecche, dite, è vero, però a me fa ridere, mi fa divertire, quindi l'ho preso e è valsa la pena. Gusti vostri. Semplicemente gusti vostri. E basta. Il resto concludiamo questa partita. Affronteremo il solito adorato, ma pur sempre odiato, perché alla fine è mezzo bullshit, Delirium, che avrà ovviamente il suo teletrasporto bullshit, però ci piace così. Ormai l'ho fatto con tutti, ho completato il gioco, posso buttarmi sulle mod, cosa che mi piace tantissimo, perché far vedere le mod, alcune ne sono veramente di carine. Mom's Earth, speravo ci fosse in realtà direttamente Delirium per concludere la partita. Cosa mi piace tantissimo far vedere le mod sul canale, veramente. Da quando ho cominciato a far vedere le mod, oddio, non vedo dove sono i colpi. Da quando ho cominciato a far vedere le mod, ne sono sempre più fiero di farle vedere, perché alcune mod sono veramente belline, particolari, carine. Ciao Delirium, avevo anche la carica pronta. Usiamo direttamente l'Algis, così mi attacco a lui praticamente e comincio a sparargli le peggio bombe e a triggerare i trucchetti più grossi su Delirium. Va bene, perché mi attacco a lui e faccio più danno. Ricordiamoci che lui ha tantissima vita, ma non ha resistenza ai danni, che se la crea, diciamo, pian piano, che lo colpiamo quando non è appunto in questa forma. Adesso, ad esempio, c'è entrato, non dovrebbe avere la resistenza ai danni. Ho preso danno perché è finito l'Algis. Ok, va bene, fa nulla. Adesso è per giunta rallentato, non dovrebbe essere un grandissimo problema. Dovrebbe essere molto più tranquillo. È così, molto semplice. Inoltre, danni stupidi però li sto prendendo, ammetto, perché
alcune volte le mie lacrime non mi permettono di capire esattamente quali colpi stanno arrivando, perché non li vedo. Poi ammetto che ci sono queste situazioni un pochettino strane, quindi non so bene cosa come descrivervela come situazione. The Haunt, ciao cuore, rimani in forma cuore o in forma ferma lì per un altro pochettino, così che io ti possa fare i 14 danni della vita. Eccoti qua, modalità Delirium, Mighty Dovul, serie di trasformazioni che meriteranno la morte molto velocemente, ma è quasi fatta. Quindi cosa vi posso dire? Che presto chiuderò il video, quindi sono quasi già pronto a ringraziarvi. Sto soltanto aspettando la fine, in poche parole, per poter partire con l'outro. Quindi sì. Ora, ragazzi, spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video, vi ricordo che potete iscrivervi, commentare e lasciare un mi piace. Qua da Leone è tutto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video quindi. Ciao!